Va bene, ragazzi, riprendiamo l'avventura di Crash Bandicoot, titolo che, devo dire la verità, sto giocando con piacevole nostalgia. Allora, adesso non mi ricordo più... Ah, questo qua era da fare, me l'aveva sbloccata. Quello lì è il boss, probabilmente. Questo non mi ricordo se l'avevamo fatto oppure no. Questo sicuramente non l'abbiamo fatto. Nostri flashback. Finché la barca va. A me sembra di averlo fatto, sinceramente, questo qua. Finché la barca va, lasciala andare. Questo qua mi sembra che l'avevamo fatto. E niente che dire. Toys for Bob, secondo me. No, non l'abbiamo fatto. Se sopravviverai test di forza e intelligenza, lo promuoverò a generale del mio esercito. Cioè, farai il lavaggio del cervello. Non capitare. No. Allora, qua dobbiamo gestircela. No! Ah, ho capito cosa devo fare. Ho capito. Vabbè, tanto qua le vite non... No! Partiamo già malissimo. Ciao, proprio... davvero male. Allora ragioniamo, solo che non c'è tanto da ragionare perché allora quello lì come lo distruggiamo. Allora le cose sono due, però ci sta quella cosa che volevo fare. Allora il mio piano, secondo me, è valido. Bisogna un attimo perfezionarlo, cioè fare la giravolta. No! Fare la giravolta finché sono in aria. Proviamo. No, merda. Devo partire subito con la giravolta. La rottura di palle è... No. No, adesso... qua bisogna continuare. Bisogna continuare finché... Forse devo fare... Ok, allora proviamo un attimo così a premere X e quadrato quando stiamo... Caputtana. X e quadrato. Mamma mia. Un attimo, qua c'è un po' di ansietta ora. Perché? Se poi dobbiamo fare così, 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 così. Ritorniamo qua. Mizzica raga, ma questo è difficilissimo. E qui come ci salgo? Ah, qua dobbiamo andare...
abbiamo un checkpoint e io questo checkpoint lo sfrutterei proprio nel migliore dei modi, cioè qui. Buona la prima. E ora rivorrei il mio checkpoint. Non distraiamoci ora. Non distraiamoci ora. Non facciamo stupidi errori ora. Che ansia però, raga. Che ansia. Mamma mia. Ma qua come ho fatto? No, fanculo. Raga, è difficile, eh? Porca vacca, sei difficile. Con calma. Con calmissima riusciamo a fare tutto. Mamma mia, aiuto. Mamma mia. Un attimo. E qua? No! Ma perché hai scivolato, testa di minchia? Ma guarda che là in alto ci sono altre casse. Là in alto, raga, ci sono altre casse ancora. Come cavolo le prendo? In alto a sinistra. Guarda, là in alto. Facciamo così? No! Ma dai, ma come devo fare? Cioè, perché il saltino... Comunque questo gioco è... Questo gioco qua è devastante, cioè... difficile. No, no.
Allora, le cose sono due: o salto di là in avanti e poi le faccio esplodere. Ok, c'è lì l'interruttore. Allora, proviamo. Proviamo a trovare il modo di evitarle queste casse qua. Vediamo se ce la facciamo. Perché secondo me se riusciamo ad arrivare all'interruttore, poi abbiamo risolto quasi tutti i nostri problemi. Purtroppo questo titolo qui è così, nel senso che è vecchio stile e i vecchi giochi. Ecco, mo. Olè. Boom. Ce l'abbiamo fatta. Ora devo solo non cadere qua. Esperimento riuscito. Tosto, eh? Tostino. Tostino, ma ce l'abbiamo fatta. Ora abbiamo lei, cascata della tranquillità. Vediamo questi tipi qua. No, volevo colpire quello, però mi sa che non si può fare, va, è così. Questi sono abbastanza. Ma scusa, ma perché? Perché questo pirla qui. Questo pirla qui attiva. Attiva la trappola. Quindi noi dobbiamo eliminarlo. Ah no, si attiva comunque. Qui abbiamo Luca. No, ma perché non ti sei aggrappato? Madonna, no, devo ricominciare dall'inizio. Mi viene da piangere. Ma vediamo se qua la gemma. Ok, no, la gemma me la dà sempre buona. Sono le altre casse che. C'era una cassa in alto. Sempre saltare sulle casse. Sempre. Anche su queste. Sempre fare un tentativo. Su queste non l'ho fatta.
e con l'AI stare attenti dove ci si può, ma come facevo a intuire che... Oh! No, io la sto dimenticando. No, vabbè, ma io non pensavo mi prendesse, maledizione. No! Concentrato. Concentrato. Comunque spaccare le casse è di un piacevole incredibile. E questa parte l'avevo già fatta con lei. Qua io vorrei... No, non mi fa scendere. Ti fa rifare un po' di pezzettini già fatti. Sono... No! No! Volevo prendere questa cosa! Volevo prendere questa cosa! C'è checkpoint, che buco di culo! No, ho sbagliato, raga. Devo partire prima. Proviamo a fare una cosa così, di questo tipo. No, niente. Ho calcolato male la distanza. Merda, difficilissimo!
No, sono un pirla. Sono un pirla. Qua bisogna fare tutto. Aiuto, vai, vola più veloce che puoi. Mo qua, ok, no, facciamo così, va, che qua cioè, perché la trottola è incontrollabile, eh? Cioè nel senso è controllabile ma un po' incontrollabile. Vediamo se qua. Vaffanculo. Il timing. Oh. Questo non lo so, raga, se cioè l'avevamo già fatto in verità. No, vaffanculo. Come facciamo a... Come facciamo qua? Allora, qui dobbiamo per forza fare sta roba qua. Di qua non si scappa per forza così. E mo? No, sono un pirla. Allora, qui dobbiamo non distruggerle tutte, mi sa. Perché poi come torniamo indietro? Quindi secondo me dobbiamo lasciare almeno una cassa integra. Ah, però dovrebbe essere questo il meccanismo. Dovremmo aver preso tutto, 27-27, perfetto. Un pochino più semplice questo di quello che avevamo fatto la prima volta. Oh! Ah, qua ci sono sempre le solite casse nitro.
Fanculo quella cassa di merda esplosiva. Riproviamoci. Ma che cazzo? Ma come faccio io a evitare quelle cose? Come cavolo faccio? No, qui c'era il salto, un attimo, moriamo. Dobbiamo morire, raga. Mi era sfuggito. C'era una cassa qua. Allora, io direi, iniziamo... Beh, ma scusate, ma come si evita? Facciamo che qua ci ritorniamo dopo. Ma come faccio a evitare sta cosa? Ma scusa, ma che cazzo mi significa? Abbiamo il Bungabar, abbiamo il Bungabar, giochiamocelo bene sto Bungabar per l'amore del cielo. Mamma mia come ce lo siamo giocati bene sto Bungabar. Mamma mia. No. Ah minchia, qua è difficile. Mizzica. Ah, ma io scusate, ma io posso planare col Bungabar. Fanculo. Perché mi sono complicato la vita così? No, due casse. Merda, ormai. Chissà dove sono queste due casse. Che fa? C'è il balletto spastico? Vabbè. Torniamo da Crash, che questo qua fa i balletti spastici, io sinceramente. Fine livello non mi gratifica. Invece Crash ce la faccio da babacchione e mi rende molto più felice. Quindi sì. Dai, andiamo avanti con lui. Fa con calma. Questo potrebbe essere un indizio per completare il livello. Probabilmente dobbiamo correre come dei matti. You
Non è vero, possiamo fare con calma. Ma cazzo. Comunque ho fatto bene anche il buffettino che c'è lì. Oh. Cioè, questo qua è un mago. Allora qua. Basta, il Bungabar me... mi hanno gettato il Bungabar, maledizione. No, ma come sono morto? Che morte stupida, ragazzi. Mamma mia. E vaffanculo. Io ste casse qui mi sta sulle palle ste casse. Non è che sono una cosa difficile. È il tempo d'attesa. Calcoliamo. Vediamo se qua sotto non mi pare. Adesso quei fantasmini che ci sono lì tra le piante. E qua? No, raga. Però forse ci posso arrivare comunque. E mo? Per forza di qua. No! E mo? Ah, ma c'è... Oh! No, mi ha spaventato quel cazzo di cosa. Porca puttana.
un attimo qua. Ok. Fanculo. Oh merda. Oltretutto là in alto. Ma guarda qua! Ma guarda qua! Un attimo, quante ce ne mancano? Due casse ci mancano, allora una e poi un'altra. No. No! Ma è qua in alto! Ok. Quindi, Oh. No, no, ma che morte stupida è stata, che morte stupida. Vediamo. Qua fanculo, perché prima c'avevo il bunglabar, fanculo, adesso non ho il bunglabar, quindi sta parte qua della nitro non so come, non riesco a farla. Che cazzo, ma non è che devo saltarla con la trottola, eh? No, ma che perché? Perché fai queste cose? Allora, qua secondo me dobbiamo saltarla proprio. Perché... perché sì. Almeno che... E lui mi spinge di qua però. Aspetta che forse... No! Fanculo. Dobbiamo fare in modo di farci spingere verso l'alto da quel coso, per forza. Anche se lui tende a spingerci ai lati, secondo me. Oppure... ne va, fanculo. Oppure sfruttare una di queste casse. Ma perché? No, allora, questa cassa qua, secondo me, là in alto non ci saliamo. Forse sapete che con questa potevo... Vediamo se...
sale, prima che di così non sale, maledizione. Proviamo a saltare sulla cassa. Cambiamo strategia. Proviamo a saltare su sta cassa e poi attiviamo il bungla bar. No, non ce la si fa, non ce la si fa, maledizione. Ci deve essere un altro mezzo. Per forza. Ragioniamo un attimo. No. Perché se io faccio il doppio salto quando attivo il la trottola, poi non mi fa fare un altro doppio salto. Aspetta. Quasi. Quasi, 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 quasi. Quasi, quasi, quasi. Quasi, quasi. Niente, me la sono giocata così. Sto cazzo di drago mi spingesse... Fanculo. Sto cazzo di drago mi spingesse in alto. Sarebbe una passeggiata. Sarebbe una passeggiata. Ok, allora così, dai, proviamoci. No! Fanculo, che morte di merda questa! Questa è proprio stata una morte di merda. Allora, con calma, con calma. No, ma non ci sale, raga, non ci sale. Ma cosa devo fare? Non ha senso. Aspetta. Mi ha spinto un altro. Fanculo, fanculo. Ah, le cose sono due. O devo fare sta roba qui con sta cassa. Vaffanculo, vaffanculo. Oppure, altra roba che mi viene in mente, è fare... Vaffanculo. Che poi il drago c'è, non c'è, nel senso che ci sono alcuni punti che non è che si capisce. La coda non ti prende. No, ma che morte di merda. Sto impazzendo, raga. Sto impazzendo. Sto prendo la pazienza. Facciamo sta roba.
Allora, andiamo a... No, merda secca, merda secca. Proviamo. Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma vaffanculo. Allora, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Dobbiamo semplicemente... No, ho sbagliato. Come cavolo ho fatto? Sono saltato qua. Usti, che rischio. Forse qua... Ah. No, ma che cazzo! Allora, la cosa importante è che abbiamo capito la metodologia. Ora facciamo così, saltiamo, attiviamo. Ok. Ok. Oh, facciamo esplodere queste robe. E ci siamo, ora cosa ci manca? No, 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 ora. Fanculo, bisogna aspettare che passa il dragazzo qua. Che fatica. No, allora ma c'è il tatto, che muoia pure. No! E vaffanculo, ragazzi. No, perché c'era il saltino da fare subito, maledizione. Ok, dai, ho capito. Ho capito cosa devo fare. No, merda secca, merda secca, merda secca. Sta diventando... Eh? Sta diventando... No. Aiuto. Oh, che ansia. Che ansia. Cazzarola però. Cazzarola. No, dovevo usare la frottola. Con calma.
con calma, ripartiamo. Qua c'è da passarci tanto tempo, a recuperare tutte le casse. C'è da passarci davvero tanto tempo. E sinceramente non so se ce la farò. Più che altro è questione di girare tanti livelli, farli, rifarli. Vediamo se non ho voglia della pazienza. Va bene ragazzi, io direi che ci salutiamo qui, mi ha fatto un po' di robetta, mi ha fatto anche tanta fatica, e vi invito come sempre a supportare il canale con un pollice in iscrizione, ci vediamo alla prossima, ciao!